Si è svolto a Cremona, nelle stanze rinascimentali di Palazzo Trecchi, il galà di premiazione del concorso Vini Plus 2008. Durante la giornata, organizzata dall'Associazione Italiana Sommelier della Lombardia, sono stati premiati i migliori vini della regione. Il Tastevin d'oro è andato alla DOC Oltrepò Pavese Pinot Nero Noir Vendemmia 2004 dell'azienda Mazzolino, seguito dal Valtellina Superiore di OCG Corte di Cama del 2005, azienda Prevostino. Al terzo posto si è classificato il Franciacorta di OCG Grand Cuvée 2003 Bellavista. Il premio speciale Il Sano per la produzione responsabile è stato assegnato alla casa vinicola Aldo Rainoldi. È molto emozionato del premio, e una conferma che il Pinot Nero si affermerà sempre di più in Lombardia. La Franciacorta è una grandissima realtà oggi, non solo in Italia ma nel mondo. Vini che rappresentano lo stile italiano, vini che hanno grande carattere e personalità, vini di grande digeribilità, il mondo li apprezza. Quindi evviva questo premio, speriamo che se ne accorga sempre di più il consumatore italiano. Si conferma così il triangolo d'oro Oltrepò Pavese, Valtellina Franciacorta, che aveva trionfato anche nella scorsa edizione di Vini Plus. Ma oltre queste zone classiche, la Lombardia vinicola può dire altro? Sì, ci sono uscite dai dati di questa guida tante altre bellissime realtà. Abbiamo la zona del Lago di Garda con una bellissima situazione a livello di aziende e di punteggi riguardo il Lugana. Abbiamo una zona del Mantovano che sta crescendo. Abbiamo la Val Caleppio che ancora ha bisogno di una spinta dal punto di vista dell'ambizione, della voglia di emergere, ma anche qui tutte realtà che poi nella Val Caleppio sono rappresentate da delle chicche come il Moscato di Scanzo che hanno davvero delle opportunità. Si è inoltre svolto il concorso per il miglior sommelier non professionista della Lombardia. Ha vinto la giovane Camilla Guicci della delegazione di Milano.